Salve, parliamo oggi di questo libro di Gilberto Finzi, L'avventura poetica, poesie 1953-2007, presentate al Salotto del 27 aprile 2010. L'avventura poetica di Finzi è un'avventura, una piccola odissea senza ritorno di un uomo poeta mai appagato di sé e del presente che lo circonda, in continua metamorfosi, in un fieri senza soluzione di continuità, con il filo conduttore di una libertà, sia come condizione che come obiettivo, libertà di creare, di pensare, di interpretare la realtà. Ogni ventura e ogni avventura è a rischio e anche questo è il prezzo della libertà. L'azzardo di Finzi si esprime come fuga della parola, fuga nel senso musicale ovviamente, con il suo canone e la sua inventività, variazioni sul tema anche, modulazioni di note e di accordi, controcanto e contrappunto, tutta una sapienza di pensiero musicale che muove il suo caos lirico tramato di senso. Vi è in questa poesia il graffio e la domanda, il bulino del sarcasmo e il candore dell'interrogazione, la demolizione della rappresentazione speculare in frantumi lirici e il sogno latente di una ricomposizione. La frase poetica incide, lascia il segno, fa pensare a quelle diramazioni e nervature che inclinano le pareti di un edificio dopo una scossa sismica. Il soggetto lirico non guarda semplicemente la realtà, ma la rimodella con una sommessa violenza dentro di sé per restituirla ridotta a tessere ricomponibili, magari pronte in un futuro utopico a generare nuove forme più orientate alla verità e alla bellezza. Potrebbe sembrare lucida rabbia scompositrice, ma non è semplicemente così. Si tratta piuttosto di diluire la rigidità o il rigor mortis delle cose per trovarne semi di vitalità, magari antica e dimenticata, da rigettare nelle zolle del domani. L'avventura di Finzi è dunque poetica ed esistenziale, la forma è qui modo di interpretare la vita, anche quando quella forma è informe, è stravolta, è fatta implodere al suo interno come una tela cubista. Eppure il Finzi degli anni 50, gli anni di poesie laghiste del 1997, cioè pubblicate nel 1997 da Scheiville, il Finzi di quegli anni 50 non era così, era diverso. Con un linguaggio fermo, limpido, arioso, intriso di letture classiche, modernamente metabolizzate, il poeta lasciava materializzare paesaggi padani di una struggente e triste malinconia, sonorità cristalline, alternate a pennellate di impressionistico cromatismo, umidità di acque lacustri, fin dentro il fonosimbolismo lessicale, profumi di lago e di nebbia, spari sordi di cacciatori tra le canne, voli di folaghe, solitudine pascoliana degli aratri, dei campi e nelle risaie al tramonto, tutta una plasticità di immagini vaporose, semplici, rurali, dove la poesia si caricava di atmosfere, come un respiro d'inverno intercetta il vapore delle nebbie. Accade dunque qualcosa negli anni 60 e 70, dopo questo esordio giovanile, qualcosa di traumatico forse, ma sorprendente, fin dalla Nuova Arca del 1965, Rizzoli, quasi il debutto di, diciamo, Finzi. Il verso si spezza, il verso si segmenta, si aprono ellissi profonde, incisi, palagi, parentesi, irruzione della soggettività poetica. Ogni traccia di rappresentazione speculativa o semplicemente mimetico realistica sparisce. La poesia si carica di una connotazione grafica che fa appello al lettore, lo scuote dalla sorta lettura, dalla semplice lettura, come una gestualità che si affaccia al dettato lirico o uno sguardo che ammicca, si fa obliquo, aggrotta le ciglia. La pagina diventa spartito, in cui più di una voce avanza e propone il suo discorso. Diventa la pagina anche copione scenografico, con didascalie teatrali, riferimenti culturali, citazioni, prospettive laterali, postille e decentramenti, agganci metonimici e luoghi comuni e letteralmente rivisitati. E poi, accanto a tutto ciò, una implicita dichiarazione poetica, almeno nel tono, di impegno, di intervento, di volontà di rimodellare le cose, a cominciare dall'approccio metaletterario del linguaggio. La parola poetica si ascolta scorrere e non è più innocente, solo referenziale, ma portata all'autoconsapevolezza, una forma che si sa, che segue il proprio sviluppo. Nel suo vacillare, la realtà si apre alla ricerca del proprio senso, attraverso la cartina di tornasole di un linguaggio non più subordinato al mondo, di un significante non più vassallo del significato. La parola diventa il modo di autointerrogarsi di una realtà, anche morale, civile, sociale, che non può più rappresentarsi come copia di se stessa, in uno specchio limpido e fedele. La realtà, linguisticamente deformata, come davanti a uno specchio in frantumi, si riflette nelle proprie schegge, perdendo la propria certezza e guadagnando la libertà azzardata di autoridefinirsi.
che cosa sia accaduto a Finzi e questa sua poesia divenuta scenografia di un pensiero in movimento, per così dire, lo si può chiedere ovviamente a quella temperie culturale molto importante dello sperimentalismo del gruppo 63 e dei novissimi, tra i quali l'amico Porta. La scelta di Finzi, sin dalla Nuova Arca, sembra più orientata a incidere sulla deformazione della sintassi, del ritmo, della coordinazione che della singola parola, raramente stravolta come in certe esperienze di quegli anni. Certo che la rappresentazione delle cose viene condizionata almeno da due scelte stilistiche. Una è quella decostruttiva, la frantumazione del discorso lirico in unità separate da iati ed ellissi, con acrobatici passaggi argomentativi retti da trame di senso, metonimicamente e analogicamente dislocate. L'altra scelta è la sovrapposizione di almeno due voci, o meglio due piani del discorso, quello referenziale e quello interpretativo, lo sguardo aggiunto, con soluzioni di intreccio contrappuntistico venate di ironia e causticità. La scelta sperimentale di Finzi, e questo lo differenzia da un certo autocompiacimento puramente metalinguistico, cioè di un'operazione tutta interna al significante dei novissimi e loro successori, la scelta di Finzi non è mai finalizzata ad un mero gioco linguistico, neanche a scopo solo parodistico, ma si lega sempre più a una passione storica e civile, a un impegno etico, liriche come nel libro intitolato L'Alto Medioevo nel suo più brutale ricorso ai nostri giorni, liriche legate alla resistenza, ai martiri di guerra, alle violenze della modernità, tutto ciò con riferimenti analogici alla storia passata, sempre magistra vitae, ma anche alla stessa mitologia, rivisitata in chiave postmoderna. Già Rabboni sottolineava nella prefazione del 2002 che le passioni della poesia e della storia si compenetrano in Finzi. Certo, il poeta ha il coraggio dell'intervento e talvolta si ha l'impressione che molte delle sue articolate liriche si possono leggere anche come microsaggi in versi, come quando in 68 e dintorni, opera del 1978, è la stessa questione della lingua, di pasolineana memoria, a costituire il cuore dell'argomentazione. E che si tratti quindi di poesie pensanti, poesie come riflessione, meditazioni in versi, lo possono dimostrare i singolari componimenti di tre formule di desiderio, liriche scritte occasionalmente sulle pagine di libri letti a caldo, di Borges, Montale, Zanzotto, un filosofo come Adorno, che l'atto della scrittura per Finzi è anche gesto, e in quanto gesto è attuale, non può non aver dentro di sé il segno dell'attualità, l'ombra della contemporaneità, dunque anche della contingenza e della occasionalità. Ma come si diceva, l'avventura di Gilberto Finzi è fatta di svolte, piccole e grandi. E certo si trattava di andare oltre, parzialmente se non del tutto, allo sperimentalismo degli anni 60. Sembra dunque che qualcosa di nuovo avvenga ancora negli anni 80 e precisamente nel 1987, l'anno della oscura verdità del vero. È il respiro del verso che ritorna a essere fluido, omogeneo, malgrado residui di una segmentazione ora molto più sfumata, raddolcita, senza le profonde ellissi e i vertiginosi incisi degli anni precedenti. Cambia la musicalità, ma si afferma ancora una volta la sapienza di un ritmo calibrato, questa volta affidato a una fitta rete fonosimbolica, dove il suono è altrettanto importante dei significati. La frammentazione del verso resta, ma come amalgamata da una cantabilità nuova, dove anche il vecchio endecasillabo trova il suo rispolvero. È merito di questa poesia il connubio tra un approccio pensante e meditativo, argomentativo e riflessivo alla poesia, e quella danza sulle parole, fatta di paronomasi, allitterazioni, assonanze, che dona leggerezza al caos musicale di Finzi. Le parole scorrono sulla pagina con una valenza sonora calibratissima, che non solo le fa rimbalzare l'una sull'altra, per così dire, creando un morbido effetto di eco, ma le fa foneticamente partecipare l'una dell'altra in una simpatia alchemica, prensile, accattivante. Qui il ludus della poesia genera un magico contrasto, in fondo un abbraccio liricamente virtuoso, con il suo carattere riflessivo, pungente e talvolta graffiante. È sempre la storia, infatti, nella sua versione più urgente, di un'attualità sempre meno a portata d'uomo, a catturare l'attenzione del poeta, la sua caparbia volontà di capire e contenere simbolicamente il caos, di incidere con la parola, di non rassegnarsi all'anarchia dei non sensi. Poi passiamo dopo alla seconda parte.